Allora, siamo ormai da un'ora e mezza a guidare in mezzo alle Highland. Stiamo praticamente attraversando per il centro l'Islanda e il paesaggio è lunare. Abbiamo dovuto guadare dei fiumi e adesso ce n'è un altro da guadare. Ok, oggi ci troviamo a Namsskar, è questa area geotermica molto particolare perché è pieno, come potete vedere, di magma che riscalda l'acqua sovrastante e con questi cumuli di roccia fa uscire vapore. E è molto particolare perché è pieno di zolfo, quindi l'odore è abbastanza forte, quello classico di uovo marcio, ma è molto scenografico per fare le foto perché appunto c'è la montagna alle nostre spalle gialla immersa da questa nuvola di vapore. E la cosa particolare è che adesso ci sono 5 gradi, ma invece andando in mezzo al fumo fa veramente molto caldo, quindi il contrasto è strano. Ok, in questa tappa del nostro tour di oggi ci troviamo alle Godafoss, ovvero le cascate degli dei. Piove, ma siamo nel nord dell'isola, quindi è abbastanza normale. E siamo qui con la Leica SL2 sul cavalletto con un filtro ND per riuscire a fotografare questa coppia di cascate giganti che si incontrano con dei tempi lunghi. Cercheremo più o meno fare circa 2 secondi di esposizione per avere una bella scia morbida. E scattiamo. Oggi ci troviamo ad Akureiki, da cui abbiamo preso questa barca per uscire lungo il fiordo per provare a fare whale watching. Abbiamo il 200 mm che abbiamo dovuto un po' coprire perché ci sono molti spruzzi dalla barca e stiamo andando lungo il fiordo per provare appunto a vedere se riusciamo a fotografare qualche balena. Troviamo a Kolugliafur, un canyon creato dalla separazione delle placche in mezzo al quale si è formata questa splendida cascata. Ci mettiamo qui col cavalletto per fare un multishot con la Leica da 96 megapixel con una fusione di scatti con esposizione 1 secondo che gli dà questo effetto setoso e dalla incredibile risoluzione. Nella tappa di oggi ci troviamo a Kirkjufell, ovvero questa famosissima montagna che sicuramente tutti voi avrete già visto nelle foto per l'Islanda, e siamo qui per fotografarla appunto sempre con la Leica SL2S 2490, filtro ND e multishot, quindi sempre scatto da 1 secondo per fare la scia della cascata più multishot per avere 96 megapixel per avere la massima incisione per questo incredibile scatto. Il tempo non è il massimo, purtroppo c'è molta nuvole che rendono un po' poco nitida la punta della montagna, però cercheremo in Photoshop da RAW a recuperare un po' di contrasto sulla montagna. E dopo tanto girare siamo giunti alla capitale Reykjavik.
ci addentriamo nelle vie del centro per esplorare la famosa via Arcobaleno, nonché la caratteristica chiesa, in cui durante la nostra visita abbiamo avuto il piacere di poter sentir suonare il meraviglioso organo presente all'interno. Troviamo sul vulcano, non mi ricordo il nome, è troppo difficile da pronunciare, Fjardla qualcosa, e appunto, come avrete letto nei telegiornali, in questi giorni sta ruttando e noi abbiamo affrontato un trekking di circa 2 ore, e il problema è che era immerso nella nebbia, nella pioggia, ma finalmente siamo arrivati a vedere questo ed è uno spettacolo, vi giuro, mozzafiato. In tutta la mia vita, milioni di foto fatte, non ho mai visto nulla del genere. Spettacolare. Ed eccoci purtroppo giunti alla conclusione del nostro viaggio in Islanda, durato 9 giorni, durante il quale abbiamo percorso insieme a voi, portandovi nelle nostre riprese, nei nostri spot dove facciamo le foto, per tutta la Ring Road e anche nelle Highland, vicino alle cascate, vicino al vulcano, insomma, abbiamo provato a condividere con voi il 100% di quello che è stata la nostra avventura in Islanda, in compagnia delle nostre macchine fotografiche, e vuole essere questo un po' una recensione di quello che può essere per un fotografo questa magnifica isola, che speriamo vi possa piacere e tornare utile per anche voi venire a fare un viaggio fotografico qua. Grazie per aver visto questo video, un saluto e buona luce!